Hanno chiesto la parola per interventi a fine seduta l'onorevole Melilla per il sollecito di un'interrogazione. Prego, onorevole Melilla. Grazie Presidente. Ho presentato una interrogazione in modo tale da risollevare il problema in occasione dell'anniversario dei 13 anni dell'assassinio di un Colleghi, giornalista, per favore, se dovete uscire dall'aula lo potete fare in silenzio, grazie. Prego, non di mi dire. un giornalista radicale, Antonio Russo, che fu assassinato 13 anni fa in Cecenia. Questo giornalista era nato in Abruzzo 40 anni prima. Mi scusi, onorevole Melilla. Sì. Colleghi, pregherei i colleghi che devono uscire. Grazie, prego. Questo corrispondente di guerra di Radio Radicale svolgeva la sua funzione praticamente in tutti i teatri di guerra. Era stato in Burundi durante la guerra civile. Mi Era scuso, stato Melilla. nei Colleghi, Balcani. stiamo commemorando un giornalista morto. È possibile interrompere i vostri capannelli e chiedervi di fare silenzio? Stiamo commemorando un giornalista morto. Cioè, non lo so. Era stato nei Balcani e stava in Cecenia. E in Cecenia aveva documentato rigorosamente le violazioni sistematiche dei diritti umani dell'esercito russo di Putin nei confronti della popolazione cecena, in particolare dei bambini, delle donne, degli anziani, perché poi sono sempre questi che pagano durante le guerre. Antonio Russo fu ritrovato a 25 km da Tbilisi con il petto fracassato, probabilmente aveva subito torture terribili, il suo appartamento a Tbilisi fu trovato devastato e furono trafugati i materiali investigativi con cui aveva documentato, appunto, e questo lo dice lui alcuni giorni prima di morire, quelle violazioni dei diritti umani. Le autorità russe tentarono di sviare le indagini. All'inizio dissero che era stato opera di balordi che volevano rubargli quello che aveva. Poi cambiarono versione. Sta di fatto che a distanza di 13 anni noi non sappiamo qual è la verità su quell'assassinio. Oggi abbiamo il grande onore di avere una personalità come Emma Borino. Al di là di quello che possiamo pensare del governo, ministra degli affari esteri. Mercoledì manifesteremo davanti all'ambasciata russa insieme agli amici di Antonio Russo per sapere la verità giudiziaria, perché la verità lo sappiamo qual è. Antonio Russo è stato assassinato dagli uomini di Putin e quindi noi vogliamo che le indagini siano riprese. Noi vogliamo che sia fatta verità su quell'assassinio. La ringrazio.